Oggi gli distribuiamo un ringraziamento duplice, in primo luogo ovviamente per l'attività che stanno svolgendo ormai da diversi anni davvero con un contributo sostanziale e sostanzioso, permettetemi di dirlo, a quella che è la sanità territoriale e al presidio ospedaliero della Gruccia. Però oggi li ringraziamo anche per l'impegno che hanno prestato nel raccogliere fondi che sono serviti per contrastare la diffusione del Covid e per attrezzature che erano necessarie per il presidio ospedaliero e per i dispositivi di sicurezza. C'è stata una grande testimonianza di generosità di tutto il Valdarno quando è esplosa la pandemia, perché è da allora che il Calcit si è prestato a fare da collettore per la raccolta di donazioni in collaborazione con le amministrazioni comunali e i risultati come sempre sono stati rilevanti. Credo che il Valdarno la sua parte l'abbia sempre fatta davvero in termini di generosità e è giusto che i servizi essenziali che debbono essere garantiti da tutti gli altri soggetti istituzionali, dall'azienda sanitaria, debbano funzionare in maniera adeguata perché per essere pari a quella che è la generosità dei nostri abitanti.